Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova giornata insieme a me contro te. Io sono lui e vi starete chiedendo perché oggi mi trovo nella foresta amazzonica. È una lunghissima storia, fatemi controllare che non ci sia una carciofina in giro. Ok, di lì non vedo niente. Qui è molto pericoloso nella foresta. Come vedete, oggi sono in incognito, perché ho uno strano presentimento. Ho intenzione di spiare la nostra Sophie per 24 ore. Voglio sapere che cosa combina quando io non la vedo. Questa sarà la mia vendetta, perché la settimana scorsa lei mi ha spiato per un giorno intero. E questo è il motivo per la quale mi trovo qui. Mi sto nascondendo da lei, non voglio che mi veda. Ma a proposito, dov'è in questo momento? Non la vedo, fatemi ricontrollare. Niente, non c'è. Muoviamoci piano piano e non facciamoci vedere. Ufficiale, nessuna carciofina in vista e quindi ciao a tutti, io sono lui e benvenuti in naturali. Basta, cosa ci faccio ancora con questa pianta? Ok, calma e sangue freddo. Per poter spiare Sophie tutto il giorno dobbiamo prima di tutto sapere dov'è, altrimenti come facciamo a spiarla? Probabilmente sarà nella sua camera da letto. Andiamo e non facciamo rumore. Eccoci nella sua stanza. Dobbiamo essere molto silenziosi. E tu chi sei? Ehi, io ti conosco. Tu sei lui di me contro te. Ok, scusate, torniamo alla missione di oggi. Non mi sembra di vedere nessuna carciofina. Già, la stanza è completamente vuota. Qui non c'è, sotto il letto non c'è. Proviamo a vedere se si trova qua sotto. Niente, Sophie, non c'è neanche qui sotto. Richiudiamo tutto. Ciao letto. Anche qui nella stanza delle challenge niente Sophie. Dove cavolo si sarà cacciata? Qui dentro? No, non c'è. Richiudiamo. Beh, è semplice. Se la nostra Sophie non si trova nel soggiorno, non si trova nella camera da letto, neanche nella stanza delle challenge, vuol dire che è andata nella stanza da dell'armadio. Si sarà sicuramente teletrasportata nelle stanze segrete, dove lei stessa ha detto che non dobbiamo mai andare da soli. Sicuramente sarà di là e chissà che cavolo sta combinando. Ho come un brutto presentimento. Lei adora quella cabina armadio e sicuramente quando io non ci sono combinerà qualcosa delle sue. Ruberà scarpe, vestitini, non oso neanche immaginare. Quindi direi che non c'è altro tempo da perdere, dobbiamo andare a controllare. E voi verrete con me. Quindi saluto le trote. Mia cara Sophie, ti sto per scoprire. Chissà che monelleria stai combinando. Ma prima di andare, io vi ricordo che se volete prendere le nostre nuove maglie e tutto il nostro nuovo merchandising, lo trovate solo sul nostro sito ufficiale mecontrote.it/shop. E vi ricordo che se prendete le nostre nuove magliette, in regalo anche la nostra mascherina, la mascherina di Me Contro Te. Adesso andiamo. Guardate, cosa vi avevo detto? Sophie era qui nella cabina armadio. È venuta in questa stanza senza dirmi nulla. E adesso che sta facendo? Sta guardando le scarpe. Cosa hai in mente di fare? Beh, signorina, io non so quale sia il mio suo gradimento, però sinceramente ne abbiamo davvero una grandissima scelta. Infatti abbiamo le scarpe glitterate, ma queste le abbiamo non solo in argentate, ma le abbiamo anche in altri colori. Infatti, se mi fa controllare, sì. Nella sua misura c'è anche questo paio qui dorato e quest'altro con rosa cipria. Molto carine, ma soprattutto per una bellissima occasione come una comunione potrebbero essere sinceramente perfette praticamente. Sì. La state vedendo? Sta giocando a fare il negozio. Cioè fa la negoziante. Quando l'ho fatto io ho detto che non potevo farlo, che la cabina armadio non è un vero negozio, mentre lei adesso lo può fare. E perché? Mi sentirà. E adesso che sta facendo? Signorina invisibile, come ha detto che si chiama? Sophie. No, ma lei è Sophie di Me Contro Te. Ah, è incredibile, se lo sapesse mia figlia. Mamma mia, sverrebbe. Cioè lei vuole comprare un paio di scarpe nel mio negozio. Oh. No, ma la state vedendo? Ma con chi parla? Parla sola, è impazzita. Guardi, visto che è indecisa, io le regalo tutte le scarpe. Ma sì, le prenda tutte e ci faccia quello che vuole. Ma l'importante è che le indossa in un video. La prego, mi piacerebbe tantissimo vedere che lei in un video indossa le mie scarpe. Perché le ho fatte io, con le mie mani. Ero in una bottega, ho preso la polvere di glitter e l'ho lanciata qui. Con un soffio. E le scarpe tutte d'un tratto divennero glitterate. E oggi ecco qui, sono per lei, signorina invisibile.
apprendere da questi giochi? Ovviamente la persona non esiste. Vabbè, comunque, quale provo? Adesso che non c'è lui, posso divertirmi. Ogni volta lui mi dice: ma no, Sofì, non sono tue queste scarpe, non è tuo nulla, nulla. Invece sapete cosa faccio adesso? Tocco tutto, tocco tutto, prendo tutto, prendo tutto i gioielli. Oh, mi metto i gioielli. Si può no, si fa quello schifo, sono color cinnamon. Ok, è ufficiale, è impazzita. Scarpe, io devo farvi una rivelazione. Siete nel mio cuore, voi fate parte di me. Io vi adoro, vi piacete un sacco, siete così belle, tutto diverse tra voi. Non siete mie, ma so che un giorno forse verrete nella mia cabina armadio. Lì è un posto meraviglioso. Beh, in realtà questo è un posto meraviglioso, la mia cabina armadio un po' meno. Però avrete una vita bella e ricca, vi porterò sempre in giro a fare le passeggiate, a mangiare i gelati. E per l'occasione vi ho scritto una canzone. Siete pronte? Mi serve un microfono, scusate. Scarpe, scarpe, scarpe alte, scarpe, scarpe, scarpe basse, non importa come siete, la verità è che mi piacete, tutte, tutte, tutte quante, quelle sneakers, quelle alte, con i tacchi alti e bassi, noi abbiamo solo tante cose da fare, e poi fare anche le acrobazie, e poi faccio la spaccata, aia aia, e poi la ruota la faccio anche se non sono bravissima, e tappatevi gli occhi. Ragazzi, ha perso il controllo, aiuto, mi fa paura. Che ne pensate? Vi è piaciuta la mia esibizione? È per voi, quindi a mele mele mu, esci fuori. Non l'avevo vista, cos'è qui? Non sono la mia misura, cavolo! Cavoletti di Bruxelles, sempre così! Ne trovi una che ti piace, gli piace più delle altre, e poi non è la tua misura. Perché mi fate questo? Il mio cuore così si spezza! Vabbè, ma sì, dai, le metto. Anche se sono una taglia in meno, però che fa? Le provo. Alla fine, cosa vuoi che sia? Si abbinano alla mia maglia, perfettamente. Oh, lui, che succederà appena metto le scarpe? Una maledizione su di me? Che farò? Scomparirò? Oh no, niente di tutto questo! Perché non succede un bel niente! Io ho tutto il diritto di provare queste scarpe e di indossarle, perché d'altronde si trovano tecnicamente dentro la mia cabina armadio, in casa mia! Sì, c'è un varco spazio temporale, ma cosa vuoi che sia? Oh, mi sento Genoveffa, che deve far entrare la scarpa di Cenerentola! Così dura! Dai! Dai, dai scarpe, se le fate per i piedi, adattatevi. Ho sudato 7 camicie. Vi prego, reggetemi, reggetemi. Mi sto per alzare, non mi fate cadere. Oh, oh, oh. Sì, sono una ragazza di 25 anni e poi parteciperò a Miss Italia. Anzi no, ho vinto Miss Italia, mi hanno anche dato la coroncina, non ci credete? Conservo tutte le mie corone qui in quel baule, un secondo. Ecco qui, volete vedere com'era la mia sfilata? Mi state chiedendo di sfilare qui davanti a tutti, ma non indosso i vestiti adatti, non ho neanche dei gioielli. Datemi un attimo, sono pronte 5 secondi. E adesso con chi parla? Quale vestito indosso? Mancato pochissimo che mi beccasse, ragazzi, avete visto? Metto questo? Sì. Metterò questi gioielli qui. Oh, questo braccialetto con le perle, che carino. E poi questo vestitino. Oh oh. Sì, un attimo. Mi vesto e faccio la sfilata. Uno e due. Aiuto. Ok. Ok. Mi serve qualcuno e mi aiuti con la zip. Non ce la farò mai! Vabbè, lo lascerò così. Sì, ero vestita così quando ho fatto il concorso di Miss Italia. Vado con la passerella. Au, au, mi sono fatta malissimo. Ai, 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 ai. Stupid scarpe! In realtà non ho vinto nessun concorso di bellezza. Al massimo, quello di carciofino. Ok, è ufficiale. È completamente impazzita. Adesso che intenzioni ha? Lui non vuole
vuole che rubo? Dice che non posso prendere nulla in questa stanza, ma forse ho avuto un'idea. Prenderò questo peluche qui, che ha una cerniera, e metterò dentro un po' di cosette che mi interessano. Quando tornerò a casa avrò un peluche, e se lui mi dovesse dire qualcosa io dirò: ah sì sì sì, ho preso questo peluche gigante perché mi sono ricordata che era mio. Non si aspetterebbe mai che dentro ci sono delle scarpe e delle stelle. Avete sentito? Vuole rubare! Questo non va bene. Sono un genio! Dai, dillo forte, dillo forte! Prendo queste qui, sì, dorate. E poi prendo anche quelle qui, glitter. E poi... sì, queste le mie preferite, le scarpe dei miei contro te. Bene, con le scarpe mi sa che può bastare. Adesso i vestitini. Io prenderei quello lì, quello giallo. Ma anche questo... che ci fai qui, lui? Ok. E tu che ci fai qui? Cosa ci faccio qui? Stavo sistemando, stavo rimettendo in ordine. Qui è sempre tutto in disordine. Per fortuna che ogni tanto ve... cioè, non ogni tanto. Per fortuna che questa volta sono venuta per sistemare. Sofì, tu non me la racconti giusta. Se sei venuta qui per sistemare, perché indossi un vestitino di quelli della stanza? Perché si era spiegazzato. Cosa si era? Spiegazzato, quindi l'ho indossato per stirarlo. Ah, quindi tu adesso saresti un ferro da stiro vivente? Sì, perché faccio così. Cosa fai? Così, e si stira. Ecco, dovrebbe essere stirato al punto giusto. Adesso lo posso togliere. Ah, ok, ok, quindi stavi stirando il vestitino. Giusto, giusto. E allora, come mai mancano delle scarpe da questa libreria? Tipo lì, lì sotto, ma anche lì. Non lo so, non me ne ero accorta. Saranno entrati dei ladri. Ah, dei ladri. Non li stavi mica mettendo dentro questo peluche? Guarda lì, ti ho beccato, Sofì. Ci sono tutte le scarpe qui dentro. Ma tu sei un genio. Hai trovato la rifurtiva dei ladri. Ladri Monelli. Ah sì, avete sentito? Sono i ladri Monelli. No, questa carciofina qui che mi sta raccontando bugie. Mi stavi spiando, vero? Sì, da più di un'ora e ho visto tutto quello che hai fatto. Ti ho visto che provavi i vestiti, che provavi le scarpe, che facevi la commessa e che stavi anche rubando. Hai visto anche la sfilata patetica e me che cadevo coi tacchi? E l'hai ripreso? Doppio. No, ma così non vale, ti sei vendicato, lo sapevo. Chi la fa l'aspetti d'altronde? L'altra volta io ti ho spiato e tu oggi mi hai spiato. Lui, io avrò la mia doppia vendetta. No, tu non avrai un bel niente. Io ti ho spiato perché tu mi hai spiato. Quindi tu non puoi rispiare me perché io ti ho spiato, perché tu mi hai spiato. Avete capito? Va bene, ok, ci siamo spiati abbastanza. Adesso basta, facciamo il patto tregua di non spiaggio. Stai parlando del solenne patto delle spie? Anche tu hai fatto la scuola di spie? No, me lo sono inventato, non credo che esista questa parola. Ah, ok, stretta di mano tra spie. Mi raccomando, niente più spiaggio. Affare fatto. Ma non posso portargli proprio niente, neanche un vestito. No, proprio niente, anzi, adesso riordini tutto e rimetti tutto nella libreria. Ok. Quindi, Team Trotte, tutto bene, ciò che finisce bene. La nostra Sofì adesso sta sistemando tutto. Speriamo che oggi di essere riusciti a strappare il mio sorriso. E adesso cliccate qui davanti a Sofì se volete vedere il video di ieri. Mentre cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Noi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una missione avventura. Ciao. E posa anche quel braccialetto. Cavolo, speravo non te ne accorgessi.